Daniele Trinchero, tu sei docente presso il Politecnico di Torino. In questo momento, però, in Italia tante persone che scelgono di investire nella ricerca e nell'università non trovano possibilità per realizzarsi. Come riesci a fare questo lavoro e a ottenere il finanziamento per i tuoi progetti di ricerca? Allora io rispondo innanzitutto con una banalità, però è vero ed è la passione. La passione per il paese e la passione per il territorio, difatti noi lavoriamo molto sul territorio e poi la passione anche per la ricerca. Questi sono gli elementi che sia per quanto riguarda me, ma anche tutti i miei giovani collaboratori ci fanno rimanere. È chiaro che è difficile in un paese che investe pochissimo sulla ricerca, dove tra l'altro c'è una distanza culturale enorme tra la ricerca fatta in università e l'industria, è difficile trovare forme di finanziamento, è difficile riuscire a creare quelle condizioni che esistono in America, che esistono in Germania, ma che esistono in tutto il pianeta, dove chi fa ricerca in università in realtà è strettamente collegato con i bisogni dell'industria, con i bisogni di chi può quella ricerca finanziarla. Ultima invenzione tecnologica del tuo team XN Labs è la talpa d'acqua, Watermall. Watermall. Questo perché la tecnologia non solo può servire alla democrazia, ma anche alla tutela dell'ambiente. Ci puoi parlare di altri progetti che avete in laboratorio proprio a tutela dell'ambiente? Sì, allora una delle attività, uno dei filoni del nostro laboratorio è quello di lavorare su quella che si chiama Internet delle cose, cioè utilizzare i sistemi di telecomunicazioni non per far comunicare le persone, ma per far comunicare gli oggetti, a volte anche per analizzarli, addirittura per farli parlare. Watermall è proprio un esempio di questo. Noi utilizziamo le comunicazioni wireless per ascoltare la voce dell'acqua all'interno dei tubi, degli acquedotti, e quando l'acqua trova qualche cosa di strano, tipo diciamo, un punto in cui il tubo non può, si è otturato, oppure viceversa, quando ci sono delle perdite, l'acqua fa dei rumori che noi captiamo, che analizziamo con una sonda che ha anche poi una radio e che le trasmette in superficie, localizzando in modo preciso il luogo in cui poi si deve intervenire, risparmiando costi significativi e soprattutto garantendo la possibilità di andare poi a riparare gli acquedotti. Altre due cose di Internet delle cose su cui stiamo lavorando adesso: un sistema intelligente per monitorare, per prevedere con precisione le valanghe in montagna, e noi mettiamo delle sonde nella neve che tramite onde radio capiscono quando il contenuto d'acqua della neve aumenta oltre una soglia di pericolo, perché questo potrebbe poi generare il fenomeno della valanga. E poi ancora il dispositivo a cui io tengo di più, che si chiama XNCam, che è coniugato anche con la mia passione per i vigneti e per anche la produzione dei vigneti. È un dispositivo che abbiamo sviluppato insieme con alcuni viticoltori delle Langhe e soprattutto con la Stazione Sperimentale per la Viticoltura Sostenibile di Panzano in Chianti. Fondamentalmente è un oggetto che ci permette di osservare le piante senza trattarle chimicamente e di prevenire e prevedere l'insorgenza di fenomeni patogeni nel momento in cui questi possano avvenire. A questo punto noi abbiamo la possibilità di minimizzare gli interventi che sono estranei, quindi l'utilizzo di materiali chimici, l'utilizzo di pesticidi, l'utilizzo di materiali dannosi anche per l'ambiente e per l'uomo stesso, e minimizzarli fino a farli scomparire o comunque a ridurli fino al minimo indispensabile per garantire effettivamente la sostenibilità ambientale della produzione e anche la naturalità del prodotto. Dal piccolo comune di Verrua Savoia, dove abiti, hai portato anche la banda larga al Sud America, in paesini del Sud America e in Medio Oriente. Questo testimonia l'importanza di avere la connessione internet in ogni parte del mondo, ma davvero chi rimane senza questa possibilità? Che cosa si perde? Beh, allora, secondo me vale una cosa che mi ha detto una persona in Africa, in un villaggio in cui non c'era l'acqua potabile e per gli abitanti del quale erano necessarie più di 2 ore per arrivare al più vicino posto di infermeria, non parliamo di un ospedale. E quello mi ha detto, quando noi stavamo realizzando uno spot lì, mi ha detto: ah, fantastico, finalmente anch'io posso sentirmi nel mondo. E quindi in realtà internet è considerato ormai una necessità primaria, al pari anche di tutte le altre necessità che ovviamente dovrebbero essere prerogativa di tutti, e
E noi semplicemente abbiamo cercato di dimostrare che con internet si può in realtà fare delle realizzazioni che costano poco e abbiamo misurato soprattutto il vantaggio che deriva poi a chi riesca effettivamente ad utilizzarlo, ad entrarne in possesso.